Si è tenuto a Roma, presso la sede della Fondazione Gimema, un convegno incentrato sull'asparaginasi, un vecchio farmaco ancora attualissimo, frutto delle ricerche del compianto professor Franco Mandelli. Che cos'è il Gimema e quali sono i suoi obiettivi? Lo abbiamo chiesto al professor Marco Vignetti, direttore del Centro Dati Gimema. Oggi per la prima volta abbiamo un incontro scientifico della Fondazione Gimema in cui non sarà presente il professor Mandelli, che come tutti sappiamo ci ha lasciato pochi mesi fa. La Fondazione Gimema è stata una sua invenzione, l'ha inventata negli anni 80 quando pensare di mettere insieme in collaborazione decine e decine di centri, a lavorare tutti sugli stessi progetti, era veramente un'idea illuminata e innovativa. Oggi come oggi il Gimema è una rete di praticamente tutte le ematologie italiane che collaborano per portare ai centri di ematologia, ai pazienti italiani, le migliori terapie disponibili. E è una grande eredità quella che ci lascia il professor Mandelli, mantenere viva questa organizzazione, questa rete che fa ricerca ad alto livello, a livello internazionale e, ripeto, soprattutto, come era la sua idea, il suo sogno, permette ai pazienti che vivono in qualsiasi città d'Italia di accedere ad un centro che gli offrirà le migliori strategie diagnostiche e terapeutiche disponibili, i farmaci più innovativi, senza bisogno di viaggi della speranza. Il Gimema è basato sulla collaborazione, collaborazione di clinici, di medici, collaborazione di laboratori e un'attività di rete. L'idea è quella ovviamente di ottimizzare le risorse. È sempre più complicato, per fortuna, perché abbiamo più strumenti a disposizione, fare una diagnosi e curare un paziente. Complicato nel senso buono del termine, questo lo voglio sottolineare, cioè le risorse che oggi noi abbiamo ci consentono di ottenere dei risultati inimmaginabili fino a 20 anni fa, però bisogna saperle utilizzare. Non tutti possono fare tutto ed allora questa idea di lavorare in rete, ognuno si specializza in qualcosa e poi la rete del Gimema fa viaggiare i campioni di sangue, i campioni di midollo per poter fare gli esami necessari, diagnostici, ma anche di monitoraggio, nei laboratori più adatti. Questo richiede una bella organizzazione e di questo noi ringraziamo tutti i colleghi che si impegnano spesso sulla loro buona volontà per mantenerla efficiente.